Mario, era il big match di questo 14° turno fra la capolista veronese, tua ex squadra, e voi terzi in classifica. È arrivata questa sconfitta casalinga, cosa vi è mancato in particolare nei 3 minuti finali, dopo una partita che bene o male avevate avuto quasi in controllo, almeno nel punteggio? Sì, anche secondo me abbiamo avuto il controllo della partita, quasi tutta la partita, anche quando eravamo meno uno. Credo che dopo l'antisportivo è cambiata un po' la partita e noi abbiamo fatto tanti errori che non puoi commettere contro una squadra di questo livello come Verona. Siamo molto dispiaciuti, tantissimo proprio perché veramente credo che abbiamo lasciato tutto in campo, tutti i giocatori hanno lasciato tutto. Abbiamo fatto degli errori, però credo che la squadra non si è risparmiato niente. Perché credi sia cambiata la partita dopo l'antisportivo Thomas? Non lo so, però penso che noi abbiamo commesso un paio di errori che ci hanno costato la partita. Come ti ripeto, contro Verona non puoi sbagliare, no? Contro queste squadre non puoi sbagliare. Dunque, penso che abbiamo avuto il controllo della partita assoluta e niente, dopo alla fine ci è sfuggito. È stato un fattore di nervosismo, forse, diciamo, a un certo punto. Credo di sì, un pochettino sì, perché abbiamo dovuto sostituire Omar dopo l'antisportivo e dunque. Però comunque hanno fatto sempre canestro, anche quando andavamo sopra di 8, arrivavano delle bombe dappertutto, da tutte le parti, e se non erano bombe erano passaggi sotto canestro o rimbalzi, niente, una squadra di un certo livello. Ma nervosismo dovuto anche a delle decisioni arbitrali che non avete condiviso? Sicuramente non so se le decisioni vitali, però ripeto, abbiamo dovuto perdere un giocatore importante come Omar, dunque lì ci siamo innervositi un po' e anche un paio di scelte che abbiamo sbagliato noi in attacco di arrivare subito e tirare da tre. Sebbene poi Thomas comunque aveva 4 falli, non è uscito per Era il 5. quarto Era il quello. quarto, quindi non era uscito bene per falli. No, certo. Invece, ecco, sei uscito tu per falli, avevi fatto una buona gara, a un certo punto eri anche il miglior realizzatore dei tuoi con 15 punti. Poi, ecco, i falli ti hanno fatto fuori. Sì, no, vabbè, avrei preferito fare 2 punti e vincere la partita come stavamo facendo, dunque mi sento molto bene, cioè sono in crescita ancora, la squadra credo che sta giocando molto meglio e niente, abbiamo fatto 8 vittorie su 8, adesso 7, no? 7 vittorie. 7 su 7, dunque adesso perché perdiamo non è la fine del mondo, siamo molto dispiaciuti, siamo i primi a essere dispiaciuti che sia chiaro questo, ma adesso più uniti che mai andremo molto concentrati per vincere a Trieste. Ecco, questa questione di trattenerti un po' con l'esuberanza, no? Per limitare un po' questi problemi di falli, tu te la poni come questione o poi ti snatureresti? No, non penso che sia un problema, anche perché siamo una squadra lunga, dunque io entro per dare il massimo e l'intensità è una cosa che sapete voi, lo conoscete come il mio modo di giocare, dunque penso che esce uno, mentre un altro, un compagno mio che sicuramente farà di tutto per fare il meglio. Ascolta, adesso per la Final Six di Coppa Italia è decisiva la trasferta di Trieste, probabilmente chi vince tra voi due andrà alla Final Six. Sì, noi adesso lasciamo Verona dietro, ripeto, siamo i primi a essere molto dispiaciuti per questa sconfitta. Credo che la squadra ha lasciato tutto, dunque già stiamo pensando nella trasferta di Trieste. Però questa partita vi fa capire che a voi ancora manca qualcosa per poter aspirare ad un livello come quello di Verona o non c'è differenza? Sicuramente abbiamo un margine di miglioramento enorme e sappiamo che possiamo vincere contro qualsiasi squadra di questo campionato. Verona non è meglio di noi, noi abbiamo fatto degli errori e loro ci hanno punito. Secondo te però cosa vi manca? È più un fatto tecnico o mentale? Ma secondo me un fatto più tutti e due, secondo me, perché siamo una squadra con molta potenzialità, molti giocatori che possono fare canestro, niente, però
la crescita della squadra si è vista in tutte queste partite. Secondo me anche oggi abbiamo giocato molto bene, però negli ultimi tre minuti Vi manca qualcosa, oppure effettivamente insomma il terzo quarto posto è il potenziale di questa squadra? No, secondo me di cosa cercare il tiro del ruolo. No, secondo me non ci manca nulla. Noi possiamo aspirare anche a vincere questo campionato se ce lo mettiamo. La squadra e lo staff è di altissimo, di primo livello, dunque noi sappiamo la potenzialità che c'è questa squadra. Noi siamo i primi a essere consapevoli che questa squadra può fare molto meglio. Mario, stai seguendo le vicende della tua ex Veroli? Sì, un pochettino quello che sento degli altri. Cosa ne pensi? Penso che prima di tutto mi dispiace perché questa questione qui già è capitata altre volte. Non condivido che andiamo a giocare contro una squadra che sono tutti giovani, perché è un po' il livello della Lega 2 si abbassa molto, anche le questioni Forlì, tutti i problemi che ci sono non li fanno bene a questa Lega. Ok, grazie. Grazie mille. Grazie a voi.